Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti. Oggi benvenuti a una nuova puntata inaspettata, ma non potevo esimermi dal farla perché oggi ho sentito delle voci incredibili. Allora, faccio una premessa: giornata incasinatissima in pista, come era previsto che fosse, e quindi non ho avuto modo di poter fare i miei soliti lavori di contatti, messaggi, telefonate e via discorrendo. Quindi, in merito a questa news di Fantamercato oppure a quella dell'incontro di box tra Vasseur e Vigna, io preferisco soprassedere. Magari domani, nella puntata di domani, ci torneremo perché avrò elementi un po' più chiari, perché mi sarò informato meglio. Però mi sembra una cosa, anzi, mi sembrano due cose un po' surreali, cioè Hamilton che si sveglia e dice: ok, dopo una vita che ha detto no, rimango in Mercedes, dopo che ha comunque sul tavolo un contratto molto importante anche per quel che riguarda la sua carriera post-pilotaggio, ebbene si alza e dice: voglio andare in Ferrari. Poi non è che mi sembra una Ferrari tanto in salute, quella che abbiamo oggi, sia a livello di performance della vettura, ma anche a livello di struttura interna. Quindi a volte basta che ci sia un risultato negativo per mettere in giro certe voci. Per carità, abbiamo visto che tutto è possibile in Formula 1, ma da qui a dire Hamilton verso Ferrari, nel frattempo per strada si incontra con Leclerc e si scambiano le chiavi dei rispettivi armadietti perché Leclerc va in Mercedes, ebbene ce ne passa. E forse alimentare queste voci non fa proprio bene a tutto l'ambiente della Ferrari, soprattutto in questo delicatissimo momento. Poi onestamente ci può stare che ci sia un minimo di tensione tra i due più alti dirigenti attuali che ci sono in Ferrari, ovvero Vigna e Vasseur. Però io vado per logica: Vasseur lo sapeva già quali erano le sue deleghe, non l'ha scoperto né ieri né una settimana fa. Quindi io ripeto, mi documenterò, cercherò di informarmi il più possibile. Domani avrò un po' più di tempo rispetto a quello che è stata la giornata di oggi in pista. E allora vi farò sapere poi se effettivamente c'è questa già crisi, di questo rapporto che sembra già volersi scindere, sembra a detta di alcuni, ma io non ci, onestamente, con tutto il rispetto che ho per il lavoro degli altri, me ne guarderei bene dal criticarlo, però io dico: ma anche no, ma anche no. Io quello che vi posso dire, muoviamoci su cose certe. Allora, la prima cosa certa è che Laurent Mercier, spero di averlo detto bene, anche lui è dato per partente da Maranello. Poi magari salterà fuori la solita storia delle dimissioni, però in ogni caso già l'anno scorso un po' tutti ci siamo lamentati del suo operato e quindi è possibile, molto possibile, che lasci Maranello. Perlomeno c'è una buona probabilità in questo momento. Ma alcuni di voi si staranno chiedendo: come mai questo lascia, quello se ne va, quello viene licenziato? Anche perché noi abbiamo fatto solo i nomi più noti, ma ci sono altri: Gino Rosanto, Jonathan Giacobazzi, cioè figure comunque che da tanto stavano in Ferrari, da tanti e tanti anni, e non solo loro. Allora, la situazione non è bellissima per il semplice motivo che se un Leclerc chiede un incontro e lo ottiene subito con John Elkann per avere, come dire, per avere un attimino il polso della situazione, per avere rassicurazioni, per cercare di proporre delle soluzioni possibilmente, e soprattutto per lamentarsi di questa discordanza che lui ha trovato in pista tra come guidava la macchina al simulatore e come poi l'ha trovata in pista, allora ci sta e ci fa capire, se Leclerc chiede un incontro con Elkann,
o il Cannes, se preferite, che comunque ci sono dei problemi in Ferrari, perché per quanto non ci possa essere correlazione di dati tra il simulatore e la pista, comunque ragazzi, qui si vocifera di robe completamente diverse. E allora lì nasce un problema. E questo problema intendo approfondirlo domani o al più tardi lunedì, perché effettivamente se a un certo punto Vasseur si sta girando attorno e dice questo non va bene per questo motivo, quest'altro c'è qualche problema anche con lui, quell'altro lì anche con lui, le cose sono due, o Vasseur è uno proprio rognoso che non va d'accordo con nessuno, oppure si è accorto che qualcosa non va, che magari gli hanno venduto del ferro per oro, ecco, l'ho detta in maniera molto educata e pulita, gli hanno detto che sta cosa era bianca e invece è risultata nera. E siccome te lo può dire uno che incontri al bar e ci fai quattro chiacchiere, ma non chi lavora in Formula 1 con mansioni importanti da tanto tempo, e allora qualcosa sta cambiando e va cambiata. Ma ripeto, non voglio addentrarmi troppo, questo tema merita rispetto, questo tema merita di essere approfondito per benino. Quindi chiudiamo qua. Com'è andato l'incontro tra Leclerc e Elkan? Pare che Leclerc pare sia un filino più tranquillo, ma comunque preoccupato e forse anche rassegnato per questa stagione. Per uno che puntava dritto al titolo, anche perché confortato da dei dati che poi in pista ha trovato, ripeto, non leggermente diversi, ma nettamente diversi, e da lì scaturiscono poi tutta una serie di problemi e anche di reazioni da parte del nostro amico Vasseur, che tra l'altro mi hanno detto ha veramente dei toni della voce alti, quelli che mancano a me, molto apprezzabili, perché hanno avuto modo di sentirli anche direttamente dalla pista di Fiorano. Quindi è uno che in questo momento sta battendo forte il pugno. E allora questo deve preoccupare. Quindi questo è il discorso. Io ci tenevo a fare questo breve video perché, ragazzi, stiamo dicendo di tutto e di più. Ci manca che diciamo solo che torna Montezemolo come presidente. Jean Todt andrà ad affiancare Vasseur, a guidare viene Alain Prost e poi siamo al completo. Cioè, ci mancano solo queste cose qua. È un momento veramente difficile. Le facce sono più nere della pece a Maranello, vuoi per i risultati, ma vuoi perché anche si è capito che chi sbaglia o ha sbagliato o non è stato proprio trasparente, allora o ha pagato o sta pagando o pagherà. Questa è la pura e semplice verità e non serve essere dentro o avere chissà quali contatti per capirlo. Con un po' di logica, ragazzi, sono sicuro che questo ragionamento l'avete fatto tutti. Poi di questa giornata vi volevo semplicemente dire, perché ripeto, non è un video preparato, ma è un video che ho aperto la porta, mi sono seduto e ho detto devo assolutamente discutere di questa cosa, perché ragazzi non si può. Quando un team è in difficoltà, e questo succede solo con la Ferrari perché è amatissima, ma essere amatissima significa anche essere molto seguita. Quando un team è in difficoltà è facile dire la qualunque o prendere appiglio per qualunque discorso. Potremmo dire allora Adrian Newey ha deciso di venire in Ferrari, Toto Wolff domani bussa alla porta, dai. Bisogna un attimino, come dire, stare calmi, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Ripeto, il mio non è un attacco a nessuno, non sto criticando né l'articolo né il lavoro di nessun tipo di giornalista, youtuber e via discorrendo. Semplicemente sto dicendo abbassiamo un po' i toni perché in questo momento la Ferrari ha bisogno, in un momento così difficile, di lavorare per quanto è possibile serena, senza troppa pressione, che è quella che spesso ha creato del danno.
A proposito di Ferrari, oggi c'è stato il primo giorno di test collettivi a Sebring. Ecco i tempi che, ragazzi, secondo me non sono neanche da buttare. Al primo posto abbiamo le due Toyota che praticamente vanno all'unisono con 1,48 e 2. Poi abbiamo una Cadillac 1,49 e 2 staccata di un secondo, però comunque, ragazzi, sono tempi di prove, quindi non sappiamo per bene come stavano messi e che programma avevano. Poi una Porsche e poi la prima delle due Ferrari, una quinta e l'altra settima. La quinta in realtà ha girato poco, ha fatto pochi giri, però secondo me questo è un primo tempo con il quale loro iniziano a confrontarsi con gli altri, che non è assolutamente da buttare, anche perché non mi aspettavo una Ferrari da subito vincente, però mi aspettavo una buona Ferrari ed è quella che ho visto, soprattutto se la confrontiamo ad esempio alla Peugeot che già ha un bel po' di esperienza, ha piloti con esperienza in quella categoria, ma non mi sembra tanto messa bene. E neanche la Porsche, che ha fatto tantissimi chilometri nei test, la vediamo lì davanti. Quindi, secondo me, come inizio non c'è male. Chiudo il video qua. Vi volevo ricordare, se avete voglia, l'abbonamento a NordVPN. Era da un po' che non me ne parlavo. Comunque, a breve vi dirò, me l'avete chiesto intanto, prezzi minimi, prezzi massimi. E poi un'altra cosa, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento, condividetelo sui vostri social, iscrivetevi al canale. Abbiamo avuto un video con 35.000 visualizzazioni, che per uno youtuber normale sono poche, ma io non sono uno youtuber, stavo dicendo Carusi in siciliano, ragazzi. Anzi, Carusi, non sono uno youtuber, io sono uno che ha tanta voglia di condividere questo enorme amore e questa passione che ha per il motorsport con tutti voi. E quindi questo faccio. Quindi per me 30 e passamila visualizzazioni sono tantissime, però siamo 20.000 iscritti, quindi me ne mancano più di 10.000 all'appello. Ragazzi, se continuate a guardarci, iscrivetevi al canale che ci fa solo bene. Bacio grande, ciao, corro a cena, ho appena un ritardo di 45 minuti.